Ciao, vediamo i vantaggi del mettersi con il tuo migliore amico. Beh, intanto il primo vantaggio è che sai tutte le sue storie, perché essendo il tuo migliore amico ti ha raccontato tutto. Secondo vantaggio è che sai tutto della sua ex e dei rapporti con la sua ex. Sai se è ancora coinvolto, sai se che tipo di relazione ha, sai se interagiscono, per quale motivo interagiscono, e quindi diciamo hai un'ottima conoscenza che con un altro sicuramente non avresti potuto avere, perché nei momenti dell'amicizia, quando lui si confidava con te, sicuramente non ti teneva nascosto nulla. E un altro punto fondamentale, un altro vantaggio fondamentale è che comunque lo conosci da tempo, per cui ti fidi, sai quali sono le sue abitudini, sai le sue caratteristiche, conosci il suo carattere, i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, hai un sacco di conoscenze che mai riusciresti ad avere con un'altra persona. E il quinto vantaggio è che ci stai bene assieme già al di là del sesso, perché sei la tua migliore amica, avrete condiviso moltissimo, indipendentemente dal sesso. E è ovvio che per trasformare questo amico in amore deve subentrare qualcosa, deve scattare un'attrazione fisica. E quindi tu potresti magari prendere in considerazione altre cose, dare stimoli diversi, perché nel momento in cui riesci a far scattare l'attrazione fisica, allora si trasformerà questa amicizia in un grande amore. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!